nostro fondatore Baden Powell, consapevole della ricchezza insita nella natura, ha voluto inserire questo concetto proprio nella nostra legge Scout, esattamente nel sesto articolo. Non voleva in questo modo esprimere nella natura solo un ambiente dove svolgere le nostre attività, ma piuttosto essere consapevoli della ricchezza di questa realtà, una ricchezza umana, una ricchezza pedagogica, una ricchezza sociale e soprattutto spirituale. Articolo 6 della legge Scout. La guida e lo scout amano e rispettano la natura. Ed è tutto qui. I ragazzi del reparto, che vanno dagli 11 ai 16 anni, si impegnano a vivere la natura nel pieno rispetto dei suoi ritmi. Principalmente durante il campo estivo, i nostri ragazzi iniziano a convivere a stretto contatto con la natura, coinvolgendola nelle loro attività quotidiane. Ad esempio, utilizziamo materiali 100% naturali per realizzare le nostre costruzioni e impariamo a cucinare utilizzando strumenti realizzati interamente con ciò che la natura ci offre. Impariamo a riconoscere l'ambiente che ci circonda, dalle piante alle tracce lasciate dagli animali. È cantando una canzone attorno al fuoco, è passando una notte sotto le stelle che ci accorgiamo della presenza del Signore attorno a noi. In tutte le nostre azioni teniamo bene a mente ciò che il nostro fondatore ci ha insegnato: lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. E questo sicuramente non è un monito in senso ecologico. Papa Francesco, nella enciclica Laudato Si, ci esorta a prenderci cura della casa comune, cioè il creato. Perché attraverso l'amore per la natura noi esprimiamo anche l'amore per l'uomo. Questo possiamo farlo attraverso atti concreti, attraverso la nostra quotidianità, perché non possiamo parlare di cose comuni o di impegni comuni se prima non parliamo di un impegno personale. Per i più piccoli degli scout, che si chiamano castorini, la natura è un elemento da scoprire, con delle camminate nel bosco, con la scoperta del fiume, delle acque, dei prati. Abbiamo potuto constatare che i bimbi sono curiosi e attenti a quello che vedono, hanno tanta voglia di conoscere. Esperienze che avevamo messo un po' da parte, adesso le stiamo proprio riscoprendo insieme con i nostri bambini. Non possiamo fare a meno della vita all'aria aperta, quindi di conseguenza del contatto con la natura. Lo spirito dello scouting si respira immergendosi nella natura, dove il bambino ha la possibilità di scoprirsi. Ricordo un'uscita fatta alcuni mesi fa, i bambini con molto entusiasmo hanno scoperto come nasce e cresce una piantina. Con un'attività organizzata hanno trovato prima il vasetto, poi la terra e alcuni semini di prezzemolo. Ogni qualvolta loro facevano una buona azione, erano chiamati ad annaffiare la loro piantina, alimentando così sia il loro modo di crescere all'interno delle situazioni, ma anche impegnandosi proprio nella crescita della piantina stessa. Questo per loro è stato simpatico, divertente, ma dandogli anche con il gioco un senso di responsabilità per la vita all'aria aperta e quindi per la natura. La vita in natura per i ragazzi in età di clan insegna loro l'essenzialità. Dapprima materiale, perché non è possibile caricare lo zaino del superfluo, anche perché lo portiamo sempre in spalla, e poi spirituale, perché spinge loro a un confronto vero con se stessi e con gli altri. Educare al rispetto della natura in questa età si traduce nell'educazione politica al rispetto del mondo e del bene comune. Vivere in natura, attraversare un bosco, percorrere un sentiero, raggiungere una vetta, assaporare il silenzio e la meraviglia di un cielo stellato, ci permette di ascoltare la voce di Dio. Essere concreti significa essere protagonisti nel sociale, perché la testimonianza cristiana vissuta nell'impegno sociale e politico è mettere in pratica il Vangelo. Quando pensiamo agli ultimi, viviamo per gli ultimi, ci battiamo per i loro diritti, ci battiamo per la loro ma anche per la nostra dignità. Bisogna educare ad avere cura del mondo che ci circonda e noi cerchiamo di farlo attraverso il nostro metodo, perché davvero crediamo che si impara da piccoli a diventare grandi.
Thank you.